Grazie, grazie Presidente, è un piacere essere con voi, grazie. Ha detto delle cose fondamentali, la grande sinergia che c'è tra l'amministrazione comunale e Pumortaro Sport. Qualsiasi piccolo intoppo viene risolto nel giro di pochi minuti e questo è veramente bello perché vuol dire che comunque avete scelto anche uno staff dirigenziale del pool che riesce a, così, a dialogare spesso con, può succedere con difficoltà con le amministrazioni. Beh, direi che con noi questa cosa non è mai successa, anzi c'è sempre una porta molto aperta per poter dialogare con loro e risolvere anche magari piccoli intoppi. Io colgo l'occasione, ma avremo poi sicuramente motivo anche più avanti di ringraziare e di salutare i giovani atleti che ricordo questa sera verranno premiati. Non è facile, anzi è molto difficile coniugare lo studio con lo sport, perché quando si comincia ad arrivare a certi livelli diventa molto impegnativo poter fare tutte e due le cose, perché chiaramente dopo magari ore passate sui banchi di scuola, ore passate sui libri e poi fare ore di allenamento sicuramente ci vuole una grandissima passione e i ragazzi questa sera premiamo veramente se lo meritano assolutamente e meritano anche un grosso applauso da parte vostra. Ci sentiamo qui dopo. Porto solo i saluti dell'assessore allo sport Marco Vecchio che come molti di voi sanno è anche un volontario della 3A e oggi si è iscritto per fare il turno pomeridiano, è rimasto inchiodato in una clinica a Pavia, non lui ma con una paziente che l'ha accompagnato, quindi però manda i suoi saluti e vuole... Grazie, non posso fare a meno che iniziare il discorso dicendo che cosa? Che dopo il sindaco che ha già detto tutto, io cosa devo dire? Allora, non posso che concordare con quanto detto in precedenza. Sicuramente è una grande realtà il Pool Mortara Sport, con Ilaria, soprattutto con il rinnovo del consiglio direttivo dell'anno scorso, si è avuto ancora una maggior spinta propulsiva nei confronti dei ragazzi coinvolti un po' in tutte le attività, non solo quelle sportive ma anche quelle dei centri estivi, anche sempre in parallelo però con la scuola, perché lo sport oltre ad essere lo sport che ti porta all'attività fisica è soprattutto educazione, deve essere educazione, quello che è in sinergia con la scuola. Il Pool Mortara Sport in ogni caso, sempre anche spero che in collaborazione con l'amministrazione comunale non ci sono mai stati intoppi, ha anche sviluppato altri interessi come ad esempio il discorso, come vi dicevo in precedenza, dei centri estivi e quest'anno si era tentato anche di fare il centro invernale. Purtroppo per diverse inconvenienti questo non ha potuto essere portato a termine, ma sicuramente un altro anno ne sono convinto che si potrà fare anche questo tipo di servizio, perché diciamocela tutta, probabilmente anche perché non c'è ancora l'abitudine di fare il centro invernale.